Libro Officina, i libri visti da dentro, di PR Editoria, di Lisa Di Giovanni e Jolly Roger Edizioni, di Fabio Gimignani. Oggi con noi c'è Lisa Di Giovanni, che vince il premio Energie per Roma. Inarrestabile l'ascesa di Lisa Di Giovanni, che già conosciamo per la rubrica consueta Libro Officina. Lisa Di Giovanni è anche autrice e tra poco ci parlerà anche dell'uscita del nuovo libro. Ciao Lisa. Ciao Stefania, grazie per l'invito e per la presentazione. Lisa Di Giovanni ha ricevuto il premio Energie per Roma, un riconoscimento importante promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali. Personaggi autorevoli presenti: Fabio Pompei, giornalista e presidente di giuria, Mariano Angelucci, consigliere di Roma Capitale, Diana Stefani, presidente dell'Accademia per le Arti, per le Scienze e per lo Sport, e di Alessandro Alongi, giornalista e consigliere municipale. Lisa, ci parli di questo bellissimo premio? In poche parole, sono rimasta veramente stupita, ne sono orgogliosa, perché quando la commissione mi ha comunicato che ero stata candidata, io non ci potevo credere, in quanto la mia candidatura è arrivata direttamente dal consigliere Alessandro Alongi. La commissione mi ha analizzata per moltissimo tempo, insieme ad altri 1500 candidati, fino a quando non mi è arrivata la mail a dicembre che mi ha comunicato che ero vincitrice di questo premio Energie per Roma e soprattutto ero vincitrice proprio per lo straordinario contributo che avevo portato per tutta la, diciamo, la città di Roma in merito alla cultura, all'arte, al sociale. E quindi io mi sono, diciamo, sentita veramente al settimo cielo. Non mi capita spesso, perché solitamente sono io che valorizzo gli altri, valorizzo la cultura, gli autori, creo eventi, mi piace stare dietro le quinte. Invece in quell'attimo, quando ho ricevuto la mail, mi sono sentita gratificata e ho fatto una dichiarazione perché io, da quando vivo a Roma, e vivo a Roma da più di 20 anni, veramente ogni giorno imparo qualcosa, e quindi questo premio mi ha valorizzata, ha valorizzato la mia mente ma soprattutto la mia anima, e inoltre per me ha rappresentato un'acquisizione di consapevolezza di quella che sono, di quella che sono diventata. Un percorso importante, mi sono sempre aggiornata, ho studiato tantissimo, mi sono messa in discussione, sono diventata giornalista, ho continuato a lavorare duramente, perché insomma più volte ho detto che lavoro da più di 20 anni in una società di telecomunicazioni, però quando si lavora, quando si fa qualcosa per la città che comunque mi ha accolta, e si riceve un riconoscimento, è una cosa straordinaria. Io volevo infatti dire proprio questo, che Lisa Di Giovanni è giornalista e non soltanto, perché è coautrice di diversi libri, oltre che autrice di saggi, narrativa, fumetti e raccolte politiche. Oltretutto tu sei anche portavoce dell'Associazione Nazionale Azione Sociale Lazio, fai parte del gruppo professioniste della Confederazione AEPI. Poi c'è tanto di più da dire. Lisa, io vorrei anche che tu presentassi il nuovo libro. Allora, diciamo che il 2023 è stato un anno ricchissimo sotto il punto di vista delle pubblicazioni, perché l'ultima pubblicazione è uscita proprio a dicembre con 360 gradi di benessere, che poi abbiamo presentato anche da te, però adesso c'è una novità. L'8 febbraio uscirà un altro libro scritto in collaborazione con la psicoanalista Maura Ianni, intitolato Libere spudorate sinapsi alfabetiche. E ci sarà una sorpresa bella anche per quanto riguarda la copertina, perché Gianni Giudici, in poche parole, ci ha trasformate in due personaggi, come se fossimo dei cartoni animati, quindi vedrete la nostra figura, in poche parole, sotto forma di cartoon, come si dice. E questo saggio parla assolutamente di psicologia ed è strutturato sotto forma di alfabeto. E la cosa bella qual è?
che noi vogliamo risvegliare un po' le coscienze, portare le persone a riflettere, a concretizzare, e quindi in ogni lettera di alfabeto ci sarà un argomento. L'argomento sarà interessante perché parleremo di amore, parleremo di sogni, di sofferenza, di empatia, di invidia, di tutto. E alla fine di ogni lettera ci sarà una sinapsi spudorata. Cos'è la sinapsi spudorata? È quella sinapsi che ti riporta alla concretezza, dove non avremo peli sulla lingua e diremo le cose come stanno, perché la mente non mente. Benissimo, grazie a Lisa Di Giovanni. Vogliamo dare tutti i contatti per conoscerti ancora, sì, di più? Mi trovate su Instagram come Lisa Di Giovanni, come pubbliche relazioni editoria. Mi trovate sulle pagine Facebook, su Twitter e anche su TikTok. E soprattutto potrete sempre dare un'occhiata al mio sito, che è proprio www.lisadigiovanni.it. E noi ti aspettiamo al prossimo libro che presenterai. Grazie, grazie infinite, e saluto tutti i radioascoltatori. Grazie, ciao Lisa, Lisa Di Giovanni. Ciao, ciao. Grazie. Libro Officina, i libri visti da dentro, di PR Editoria, di Lisa Di Giovanni, e Jolly Roger Edizioni, di Fabio Gimignani.